Buonasera a tutti, mi chiamo Matteo Galvani e mi occupo di fisioterapia e di osteopatia all'interno dello Spine Center Project di Bologna. Questa sera avrò il piacere e l'onore di intervistare il dottor Colonna su un tema molto affascinante e complesso che è la valutazione dell'articolazione sacroiliaca, un argomento su cui la letteratura scientifica ha già indagato ampiamente e ad oggi con risultati alquanto contraddittori, per cui il dottor Colonna ci farà una revisione di quelle che sono le conoscenze attualmente disponibili sul tema della valutazione manuale di questa articolazione e ci proporrà un nuovo test di valutativo. Vediamo se Saverio mi sente disponibile. Ci sei, Saverio? Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli internauti, vediamo se riusciamo a togliere un po' il ritorno. Ok. Il medico manuale osteopatica, è il direttore dello Spine Center Project e nonché l'ideatore di questo proge nuovo progetto Marco Sapiens, di cui ci parlerà pochino questa sera. Ci vuoi introdurre, Saverio, un attimino l'idea che è alla base di questo nuovo progetto Mano Sapiens? Sì, Matteo, grazie, buonasera a te Ben e a trovato. tutti gli internauti che in questo momento ci stanno seguendo. E nuovo progetto Mano Sapiens perché? Diversi motivi. Il primo motivo è che fondamentalmente mi sto rendendo conto che la ricerca si sta scollando dalla clinica sempre di più. La ricerca sta diventando sempre un qualcosa di per pochi eletti, per acquisire sempre più citazioni, sempre più quelli che sono i gradi. Però poi, come avevamo già accennato anche l'altra volta alla manifestazione che abbiamo fatto la scorsa settimana, la ricaduta su quella che è la parte clinica è ridotta, si riduce. C'è un qualcosa che non permette di portare su larga scala, su quella che è la quotidianità, quelli che sono i risultati della ricerca, per diversi motivi. Uno perché c'è tanta quantità, c'è una quantità notevole di ricerca, di pubblicazioni che diventa difficile riuscire a seguirla tutta. Allora, avere degli strumenti che possano eventualmente filtrare e poter dialogare, poter confrontarsi con chi ne fa la pratica clinica, poteva essere un'buona idea. Quindi, Mano Sapiens nasce come un'associazione che dovrebbe unire gli amanti di chi cura con le mani, con il piacere delle mani, ma con un dialogo che deve avvenire attraverso un codice, che è il codice quella della scientificità, dell'evidence base, della best practice. Cioè, quindi un confronto su una linea che possa essere consona alla ricerca. Quindi questo è un pochettino l'obiettivo di Mano Sapiens, creare questa diffusione. E oltre a questo, soprattutto un altro motivo, penso che ci sia tanto lavoro di ricerca fatto, anche di una buona qualità, che perché non possa accedere a delle riviste internazionali, rimane in un cassetto, rimane in un drive esterno, e penso che sia utile non far sprecare questa energia, quindi dare un risalto a questi lavori se vengono fatti con dei crismi tipici della scientificità, quindi con quelli che sono gli aspetti tipici in cui si può comunicare quando si fa della ricerca. Quindi questa è un po' l'idea di Mano Sapiens, un sistema, un'associazione trasversale dove unisce tutti quelli che vogliono fare, che fanno della quotidianità con lavoro con le mani e che vogliono comunicare e trasmettere le loro competenze nel campo della ricerca scientifica. A cosa dobbiamo questo tuo interesse per l'articolazione sacroiliaca, Saverio? L'articolazione sacroiliaca, la passione per la sacroiliaca deriva da un po' di anni, cioè precisamente più o meno eravamo nel 92-93 quando mi sono incontrato con la sacroiliaca
l'anno che ho frequentato la scuola di osteopatia di Roma, il CERDO, di cui sono venuto a contatto di questo ambiente, in questo ambiente del quello che è la sacroiliaca. In realtà, come ortopedico, come medico sportivo, non ho avuto molto da approfondire, quindi non ho avuto modo di confrontarmi. E mi ha un po' appassionato, perché comunque la sacroiliaca rimane una struttura ancora pochissimo conosciuta, e come tale mi ha creato un interesse, soprattutto poi dopo, sviluppato ulteriormente, quando con l'andare del tempo ho notato che le problematiche lombari sono nettamente, quando si parla di lombalgia, mal di schiena, del back pain, le problematiche che derivano dalla sacroiliaca sono una buona quantità, e quindi come tale era importante interessarmi. Quindi la parte soprattutto iniziale parte dall'interesse dell'osteopatia, ma poi man mano andando avanti, la mia parte di quotidiana, di terapeuta, mi ha portato ad approfondire ulteriormente, ad interessarmi quindi anche dell'aspetto valutativo, che penso che sia uno degli elementi importanti di qualsiasi tipo di patologia. Certo. È curioso come siano state proposte una marea di correlazioni a livello clinico tra manifestazioni disfunzionali a carico dell'articolazione sacroiliaca e sindromi cliniche con dolori che potevano riguardare un'eventuale radiazione all'arto inferiore oppure un dolore localizzato all'area del gluteo o addirittura all'area lombare, andando spesso a confondersi con altre cause, diciamo, di low back pain, e sono state proposte le più disparate correlazioni, anche molto fantasiose, tanto che due autori, Butt e Morris, in una recente revisione hanno emblematicamente titolato sacroiliaca vittima o colpevole, e questo già ci dà un po' il polso di quanto si possa dire, speculare, insomma, su questa articolazione. Ci vuoi dire qualcosa per cercare di mettere un pochino i puntini al loro posto? Vi riporterò quello che penso della sacroiliaca con quella che è la mia esperienza clinica e di quello che ho fatto nella ricerca. Parlando sempre di Manu Sapiens, in realtà quello che vi proporrò oggi non è un qualcosa che nasce oggi, è porto dei lavori fatti più di 15 anni fa, e proprio il concetto di Manu Sapiens di dare spazio a un qualcosa che può avere una certa importanza. Sì, non sono dei lavori da pubblicare a delle riviste ad alto impatto, ma sicuramente è importante da poter aprire un confronto e poter avere delle discussioni a riguardo. Quindi ho ritirato fuori questi lavori fatti e li integro stasera con una revisione della letteratura di quello che è stato recentemente pubblicato. Quindi questo è un pochettino il leitmotiv della serata, di quello che sarà la serata. Come tutte le patologie, è importante la valutazione di una patologia, valutarla è fondamentale. Prima di poter eventualmente poter applicare un'eventuale terapia, è fondamentale fare la diagnosi. Sulla sacroiliaca penso che c'è una quantità di materiale scritto notevole, cioè davvero è una delle articolazioni più trattate. Quindi la letteratura è bella fornita, ma come al solito la letteratura tende a dare a volte delle risposte una all'opposta dell'altra. Quello che è il lavoro che citavi prima te è questo lavoro, che in realtà non fa altro che mettere in risalto quelle che possono essere alcune problematiche che incontreremo durante questa chiacchierata di quest'ora. Sono lavori recenti, è un lavoro dell'anno scorso, e continua a chiedersi: ma la sacroiliaca cos'è? È una vittima? È una causa di problemi? E come facciamo a differenziare il tutto, se eventualmente una causa o se eventualmente una vittima? Quindi sicuramente questo articolo apre a dei dubbi a riguardo della sacroiliaca, proprio perché comunque continua a essere una delle articolazioni meno studiate, anche se c'è molta pubblicazione, meno conosciute, anche se c'è molta pubblicazione a riguardo. Anche questo è un altro articolo, anche questo recente, che è dell'anno scorso, che parla di un enigma, cioè precisamente è una fonte potenziale enigmatica, perché realmente dalla diagnosi al trattamento sicuramente non abbiamo ancora le idee chiare da un punto di vista di letteratura.
Stasera, per avere questo confronto, parleremo di alcuni elementi importanti da poter condividere, che senza i quali faremo fatica a confrontarci. Ora, parlando di un nuovo test, di quello che vi proporrò, è importante parlare della sacro iliaca e della valutazione, ma uno dei primi elementi importanti che va preso in considerazione è se realmente la sacro iliaca può essere fonte di dolore o no. Ed è molto importante andare a ricercare quella che è la prevalenza, l'incidenza di un'eventuale patologia, perché la prevalenza è fondamentale perché mi dice più o meno quando un paziente che entra nel mio ambulatorio e presenta dei sintomi di un low back pain, avere idea di quelle che sono le possibili cause di quel low back pain, ma da un punto di vista di prevalenza, mi permette di fare una diagnosi, di cui la diagnosi normalmente viene eseguita attraverso l'esclusione. La prima cosa che devo escludere è la patologia che ha una più alta prevalenza. Quindi diventa importante sapere la sacro iliaca che prevalenza ha nell'ambito di un eventuale low back pain. La prevalenza è, in questo momento facciamo una fotografia e quindi ci dice in questo momento quanti soggetti che hanno low back pain possono avere come causa l'articolazione sacroiliaca, invece l'incidenza non è altro che ricercare quanti soggetti in un certo periodo di tempo possono eventualmente manifestarla. E la low back pain, vedete un pochettino i dati riportati in letteratura, come sono così vari, si parte da un Siriax che parliamo degli anni 70-80, che ritiene che la sacroiliaca non abbia nessuna importanza da un punto di vista della sintomatologia, eccetto in alcuni casi in cui sia presente un'eventuale problematica reumatologica e quindi in realtà a livello meccanico non può dare dolore. Poi si passa, vedete, dal 18,5 al 22, al 30, al 40, al 44, al 76 del Cibulka del 98 e fino a un articolo pubblicato in un testo, un lavoro pubblicato in un testo, parlava anche del 98% percentuale di soggetti che presentano una low back pain, quindi causa dalla sacro iliaca. Come si vede, la prevalenza purtroppo in questo non ci aiuta molto nella pubblicazione, ma attualmente i nuovi studi tendono a riportare un'incidenza che varia dai 10 al 30%, anche se lavori di Cibulka ne parlano anche di un 75%. E per quanto riguarda la prevalenza della sacro iliaca, come vedete, comunque già nel 95 si diceva che non è conosciuta e adesso, a distanza di 25 anni, continuano a ritenere, visto la letteratura, che continuiamo a non sapere con precisione sia la prevalenza che l'incidenza. E questo perché? Perché fondamentalmente non abbiamo un test valutativo che riesce con precisione a identificare in quelle che sono le low back pain i soggetti che la causa nasce dalla sacro iliaca. Quindi, come tale, fin quanto non riusciremo ad avere un golden standard valutativo, purtroppo faremo sempre molta fatica a identificare la prevalenza. Il golden standard valutativo nell'ambito della letteratura è l'infiltrazione di anestetico fondamentalmente, ma molto spesso si giunge anche a inserire del cortisonico, che così dà già un effetto terapeutico, la quale viene realizzata o TAC guidata o con l'amplificatore di Brillouin, cioè quindi con un sistema di radioradiografia. Quindi, come tale, sappiamo bene che questo non è possibile farlo, e soprattutto in questo momento fare dei lavori con il comitato etico che pone delle barriere incredibili, è quasi impossibile poter pensare di validare un test utilizzando l'infiltrazione di anestetico. Anche l'infiltrazione di anestetico, per quanto venga considerato un gold standard, in realtà non lo è, perché ci sono alcuni lavori che mettono in dubbio che questo metodo possa identificare il 100% dei pazienti che hanno una problematica sacroiliaca. Ad esempio, questo lavoro del 2016, nei soggetti che sono andati incontro a un intervento chirurgico, l'identificazione con l'infiltrazione di anestetico in realtà non ha centrato tutti i soggetti che presentavano la sacroiliaca, che nella valutazione dopo l'intervento sono risultati positivi
come problematica sacroiliite, quindi come problematica di insorgenza del loro dolore. Anche l'infiltrazione stereoradiografica non è precisa al 100%. I test manuali che conosciamo possiamo dividerli in gruppi, e i gruppi che possiamo fare questa grossa classificazione sono i test di mobilità, i test di provocazione del dolore e i test di attenuazione del dolore. Quindi queste sono delle nostre macro aree. All'interno di queste macro aree è importante sapere, nell'ambito di un test, dei dati che noi vedremo stasera, molto spesso citeremo, che è importante avere un'idea di cosa voglia dire. Cioè, precisamente, di ogni test che viene fatto, normalmente si va a ricercare qual è la sensibilità e qual è la specificità di un test. Con la sensibilità, in realtà, cosa risponde? Risponde che se quanti pazienti soffrono di quella patologia. Principalmente, quindi, identifica, come vedete scritto alla vostra destra, precisamente quanti soggetti soffrono in un determinato momento. Quindi la sensibilità risponde alla domanda quanti pazienti malati sono presenti. Invece la specificità in realtà risponde alla domanda quante persone sane sottoposte al test sono risultate negative. Quindi ci dà un indice diverso da quella che è la specificità. È ovvio che un test più ha una specificità alta, più ha una sensibilità alta, è più un test ottimale per quello che è la sua funzione di identificare, senza avere dei falsi positivi o falsi negativi, i soggetti che andiamo a valutare. Quindi il test sensibilità tende raramente a misclassificare gli ammalati, il test specificità invece a misclassificare i sani. Un altro elemento importante che sentiremo nell'andare avanti, un esame clinico, quindi la valutazione, deve essere ripetibile e riproducibile. Il ripetibile vuol dire che se lo rifaccio più volte devo avere sempre lo stesso risultato, più o meno. Riproducibile è che se qualsiasi altra persona tende a utilizzare quel test deve trovare le stesse cose che trovo io. Solo in questo possiamo avere un test che facilmente può essere applicato a più persone e quindi possa essere scambiato il risultato. Questo è quello in generale. Ma vedete un pochettino quanti test abbiamo a disposizione. I test di mobilità, i test di provocazione e i test di attenuazione che vedete in basso. Faremo una carrellata dando anche qualche indicazione della letteratura su questi vari test. Quindi partendo dal primo test, che raramente viene riportato, che non è inquadrabile in questa classificazione che abbiamo fatto adesso, è il test di Fortin, chiamato anche il finger test. Non è inquadrato perché in realtà non si applica un movimento, non si provoca dolore, non si attenua il dolore, ma il test consiste semplicemente nel chiedere al paziente qual è il punto esatto del dolore e se il problema nasce dalla sacro iliaca, tendenzialmente il paziente lo identificherà con un dito e identificherà in maniera specifica un punto. E questo test ha una buona, come vedete, un lavoro del 96, è considerato uno dei test più attendibili, ma noto che molto spesso viene trascurato. Invece, quando si parla di un eventuale problema lombare, il paziente tende a identificarlo non con un dito in maniera specifica, ma a fascia, con una banda. E uno dei test più applicati trasversalmente da tutte le varie discipline della medicina manuale è il test di flessione in piedi e da seduto. Il test di flessione in piedi lo sappiamo tutti, è un test in cui viene prelevate le SIPS e attraverso un movimento di flessione si identifica il movimento che la flessione induce sulle SIPS. Viene ripetuto il testo facendolo da seduto, quindi si rileva la SIPS e viene seguita in alto. Questi test, se ampiamente utilizzati, in realtà non hanno mai avuto una convalida scientifica su quella che è la specificità e la sensibilità di questo test e di cosa identifica. È stato riportato perché sono stati studiati per quanto riguarda la ripetibilità, che è affidabile in tre esaminatore, per quanto riguarda invece la riproducibilità interesaminatore, invece è scarsa.
Quindi ci sono delle valutazioni su quello che è possibile la ripetibilità, ma su cosa indica di precisione. Anche se chi è che l'ha proposto, è stato Kliman il primo, identifica nella SIPS che si muove cranialmente in modo maggiore alla fine del movimento come il lato della disfunzione. Un altro test abbastanza applicato, e anche questo abbastanza trasversale, Gillette o lo Stork test, di cui sappiamo come viene eseguito: il soggetto in posizione in piedi, si preleva la SIPS e la base sacrale e si fa indurre una flessione d'anca con flessione del ginocchio e si valuta la mobilità relativa tra l'iliaco e il sacro. Viene ripetuta prima da un lato e poi dall'altro lato. Viene dato positivo quando non è presente il movimento relativo tra i due punti di repere. Cosa dice la letteratura? La letteratura ci dice che presenta un 68% di intraesaminatori e un 65% intraesaminatori. Questi dati, sempre per chi non è esperto con la statistica, più alto, più è verso il 100% e più è specifico e sensibile il test. Quindi danno una buona specificità una buona riproducibilità intra che interesaminatore. Esiste un'altra parte del test che non fa altro che cercare di determinare un movimento che è l'opposto a quello del Gillette, che non è più una retroversione determinata dalla flessione dell'anca, ma è un'antiversione determinata da un'estensione dell'anca. È un test molto meno studiato in letteratura. Un altro test invece, questo abbastanza recente, che ritengo molto interessante, è lo Straddle test di Ciburca. Cioè, precisamente vengono prelevate le due SIPS in una condizione neutra e vengono verificate questi due punti reperi dopo aver fatto una divaricata anteriore, prima portando un lato e poi portando l'altro. Normalmente Ciburca riporta che questo test identifica chi ha delle problematiche sacroiliache, perché il movimento che dovrebbe eseguire l'iliaca durante la divaricata anteriore viene inibito e quindi si avverte un movimento minore dove c'è la disfunzione che limita il movimento da quel lato. Fa un riferimento, ad esempio, se nell'ambito di una condizione neutra prelevo il mio SIPS e mi rendo conto che la sinistra è più bassa, normalmente in un movimento di una divaricata anteriore destra, dove la sinistra dovrebbe andare in estensione e l'iliaco dovrebbe ruotare in anteriorità, si nota una differenza di altezza tra le due SIPS ridotta rispetto a quando invece portiamo il sinistro avanti e il destro indietro. È un test che ritengo che vada approfondito perché è abbastanza valido come esecuzione, anche se va interpretato in maniera un pochettino più specifica. Vi dicevo che per quanto riguarda questi test, il test in piedi e seduto, largamente proposta in letteratura, per quanto riguarda degli studi fatti a riguardo, riportano che non ha una convalida scientifica e sul discorso della specificità, della sensibilità, in realtà lascia un po' a desiderare come tipo di risposta. Per quanto riguarda un altro lavoro del 99, invece riporta una moderata affidabilità interesaminatore, scarsa interesaminatore. E questo per una difficoltà di reperire alcuni punti, ad esempio le SIPS, in alcuni soggetti che hanno un discreto strato di grasso. Per quanto riguarda, vi dicevo prima, Kliman ritiene che dal lato dove sale di più c'è la disfunzione, invece per quanto riguarda il test da seduto riporta che normalmente annullando l'arto inferiore, se permane questa differente alterazione, vuol dire che la problematica, più che di essere ascendente, più che venire dall'anca in giù, potrebbe venire dal sacro in su. Questa era la proposta di Kliman del 96. La difficoltà, lo accennavo, era proprio la difficoltà di a volte riperire alcuni punti. Questo è un lavoro, è una revisione fatta per ricercare proprio
la spina iliaca postero superiore. È un lavoro del 2016 in cui fa vedere quali sono i test applicati per la valutazione. Quindi sulla sinistra vedete che è il test da seduto, il test da prono, il test per vedere la palpazione e della palpazione del sacro, con anche il pain provocation test, sempre applicato sul sacro ma attraverso le SIPS, e fa vedere un pochettino quelli che sono l'interpretazione che vengono date. E qua nella revisione di tutti i lavori che sono stati applicati fa vedere che in realtà la reliability fa vedere che è abbastanza bassa, cioè ovviamente nella colonna, la terza colonna, non so se riuscite a vedere il cursore, fa vedere delle K che è 35, 35, quindi sono dei valori 0,35, sono molto molto bassi, e quindi questo riporta a una limitata possibilità di riprodurre il test tra più persone, quindi identificare i punti reperi. Un altro test abbastanza recente di mobilità è lo Shimpy test. Precisamente questo è un test di quest'anno, il quale consiste nel verificare la mobilità dell'iliaco posizionando il soggetto in posizione prona, mettendo la mano sotto la SIAS e chiedendo al paziente di sollevare l'arto. Normalmente, se non c'è una disfunzione iliosacrale, normalmente rimane il contatto con la mano della SIAS. Se invece c'è una difficoltà di movimento della iliaca in antiversione, il paziente realizzerà quell'estensione sollevando la SIAS dal lettino e quindi perdere il contatto dall'operatore. Shimpy, che è l'ideatore di questo test, lo propone anche non soltanto come test di mobilità ma anche come test di provocazione, perché se eventualmente, oltre a questo elemento, nell'eseguire il test si manifesta il dolore specifico della problematica che lamenta il paziente, è più indicativo di una problematica sacroiliaca. I test di mobilità li abbiamo divisi in test di mobilità attiva, di quello che abbiamo visto adesso, quindi flessione in piedi, flessione seduto, e classificare gli altri test. Quindi possiamo classificare i test di mobilità passiva a fisiologica e i test di mobilità, questi qua sono passiva fisiologica. Cioè, cosa vuol dire? In questi test che noi abbiamo fatto erano tutti attivi, era il paziente che determinava il movimento, invece in questi altri test è l'operatore che induce un movimento. È ovvio che questo movimento indotto è un movimento fisiologico che non esiste in natura. Quindi i test di mobilità passiva fisiologica, che è il rocking, lo spring sacrale, lo spring iliaco e il recoil. Invece i test di mobilità passiva fisiologica, il downing, l'hip rotation test, il long sitting test che è proposto da Ciburca e l'apertura del sulcus. Poi valuteremo gli altri test. Quindi i test di mobilità, il rocking e lo spring sacrale sono test prettamente osteopatici. Si induce con un dito la mobilità, si cerca di indurre con un dito la mobilità del sacro inducendo una spinta sulla IL, come vedete nell'immagine in alto a sinistra, e si va a cercare di prelevare il movimento sulla emibase omolaterale o eventualmente incrociando sull'emibase opposta. Più che fare il rocking proposto da Grimman con il pollice, che in realtà è abbastanza arduo muovere un sacro col pollice, è consigliato fare lo spring sacrale. Con lo spring sacrale si utilizza di solito l'eminenza ipotenara o il pisiforme per indurre il movimento e si preleva dalla parte o dell'emibase o incrociato. Si possono fare anche uno spring che tutte e due le AIL vengono compressi, vengono quindi indotte la spinta sugli entrambi gli AIL, e con le altre due dita si va a prelevare l'emibase. Si inverte per verificare l'altro movimento la compressione dell'emibase con il prelievo sulle due AIL. Sono test proposti, ma in realtà in letteratura non si trova molto. Quindi quello che è stato proposto vengono proposti soprattutto nei test di osteopatia, ma non ci sono stati studi che hanno potuto apprezzare la sensibilità, la specificità e la riproducibilità. Lo spring iliaco si induce una spinta verso il basso col paziente supino e con l'altra mano si va a prelevare la mobilità relativa tra l'iliaco e il sacro. Si può
applicare anche con il soggetto in posizione prona, c'è una trazione dell'iliaco e con la mano, come vedete con la mia mano destra sul sulcus, si preleva la mobilità tra l'iliaco e il sacro. Se è presente della mobilità possiamo dire che il test è negativo. Se invece c'è una rigidità, quindi la trazione dell'iliaco trasporta subito in alto il sacro, vuol dire che in questo caso è positivo ed è indice di una disfunzione. Un altro test molto utilizzato è lo spring di entrambe le ali iliache per verificare durante la spinta la possibilità di portare una certa tensione sull'iliaco e viene valutato anche il ritorno. Quindi con una mano si stabilizza un iliaco e si induce sull'altro e si verifica anche il ritorno. Normalmente una sacroiliaca libera permette un'andata con un relativo ritorno, una sacroiliaca disfunzionale che non permette questo movimento possiamo considerarla quindi positiva per una disfunzione. Poi abbiamo fatto la carrellata anche dei test di mobilità passiva a fisiologica. I test invece di mobilità passiva fisiologica, perché sono dei movimenti che in realtà possono permettere il paziente, sono il downing. Il downing test non è altro che il prelievo della lunghezza dell'arto e dopo un movimento che induce un allungamento dell'arto portando in antiversilice, in antiversione l'iliaco, quindi un'adduzione con extrarotazione, flessione, adduzione, extrarotazione, normalmente si va a rivalutare, dovrebbe esserci un allungamento. Invece il movimento opposto con una flessione, un'estensione dell'anca e cercare di indurre un'intrarotazione e un'abduzione, nella valutazione dovrebbe esserci un accorciamento. Molto importante in questo test, bisogna stare attenti al bascolamento, perché molte volte il reale allungamento e accorciamento in realtà è dovuto al bascolamento del bacino, non al reale movimento di rotazione. Per questo motivo è stato proposto da Cassi del 91, da Bernard e Cassi del 91, l'iprotation, cioè precisamente cercare di indurre questi movimenti applicando soltanto una rotazione dell'anca e non l'abduzione e adduzione. Abbastanza presente in letteratura è questo test di Ciburca, che è il supine long sitting test. Cioè, precisamente, il soggetto con una valutazione in posizione supina, valutazione della lunghezza degli arti a livello malleolare, si apprezza la differenza e si fa portare il paziente in posizione seduta. Normalmente, se la dismetria che si apprezza viene mantenuta anche in una posizione seduta, per Ciburca è indice di una dismetria strutturale, quindi c'è un'alterazione della lunghezza dell'arto. Se invece si modifica, e in base a come si modifica, si può dedurre che c'è una disfunzione dell'iliaco, quindi se c'è una dismetria che dopo star seduto si riallinea, vuol dire che è una disfunzione dell'iliaco e la considera quindi come una disfunzione dell'articolazione sacroiliaca Ciburca. Altro test di mobilità di cui viene applicato è l'apertura del sulcus. Col soggetto in posizione prona si induce un movimento di extrarotazione e di intrarotazione. Durante il movimento di intrarotazione, attraverso i legamenti posteriori, c'è una apertura, i legamenti dell'anca posteriori, c'è un'apertura del sulcus. Il movimento invece di extrarotazione indurrebbe una chiusura del sulcus. Questo test qualche autore lo propone invece con il soggetto in posizione non prona ma supina, si va a prelevare con la mano il sulcus e con l'altra mano si può indurre i vari movimenti di adduzione, abduzione, rotazione e si può anche indurre una spinta e quindi verificare lo scivolamento dell'iliaco sulla base sacrale, sempre per verificare l'apertura del sulcus. Anche in questo caso movimento relativo presente possiamo considerare negativo come disfunzione. Se c'è una rigidità, il movimento dell'iliaco trascina sempre la base sacrale, possiamo considerarlo quindi positivo per una disfunzione iliosacrale. Una cosa importante, tutti questi test bisogna stare molto attenti, e precisamente bisogna stare attenti quando si inducono questi movimenti, perché ci possono essere a volte dei falsi positivi, perché il nostro corpo non è simmetrico. E a volte l'induzione che noi pensiamo che sia su un asse fisiologico, in realtà, vista la simmetria, può dare delle risposte diverse che noi preleviamo come disfunzioni. Questo è un lavoro in cui parla dell'asimmetria della sacroiliaca,
in realtà noi consideriamo, continuiamo a considerarci simmetrici, ma non lo siamo. Qua vi riporto due risonanze dei tagli assiali, dove si vede abbastanza bene la simmetria delle due sacroiliache in due soggetti diversi, in due pazienti diversi. È ovvio che andare a indurre questi movimenti sulle due sacroiliache potremmo avere delle risposte diverse, ma fondamentalmente perché la nostra induzione, pensando che sia il sistema simmetrico, la induciamo simmetricamente, ma la risposta potrebbe invece essere non simmetrica e quindi farci fuorviare. Quindi un elemento importante che penso che sia utile sottolineare è che la simmetria è l'appiglio sicuro per la mente razionale di molti professionisti del benessere, sulla quale strutturano molto di loro razionale terapeutico, cioè cercare di simmetrizzare, ma il corpo umano, ahimè, non segue modelli simmetrici. Quindi bisogna sempre stare molto attenti a quando ricerchiamo la simmetria in tutto, in posturologia, in terapia manuale, nei vari test. Quindi bisogna stare molto attenti a prendere l'altro lato come punto di riferimento pensando alla simmetria. C'è un'altra categoria di test che sono i test di provocazione. I test di provocazione, a differenza dei test di mobilità, sono test dove c'è stata molta più pubblicazione, cioè quindi c'è stato molto più lavoro di ricerca. Quelli che affronteremo sono quelli più presenti in letteratura, che sono il gapping test, che viene chiamato anche distraction test, il compression test, il tight thrust, lo Yaman, il Gensler, il sacral thrust e la palpazione del legamento dorsale lungo. Questi test proposti, come vedete, da autori, siamo intorno agli anni 90, da Slazlet soprattutto, e si basano sul fatto che andando a mobilizzare dei test si hanno delle tensioni a livello dei legamenti, e questi legamenti innervati possono produrre dolore. In realtà questi test vanno a stressare questi legamenti. Questo è un recente lavoro del 2013, abbastanza recente lavoro, fatto per valutare con dei modelli matematici se realmente questi test creano delle distrazioni in punti diversi. Qua fa vedere i punti di impatto dei vari test, quindi del compression test, del distraction test, del sacral upper pressure test, il tight thrust, il Patrick e il Gensler. E sulla parte destra fa vedere i vari test, quali sono i legamenti che vanno a mettere in tensione. Quindi il compression test tende a comprimere la parte anteriore della sacroiliaca e tende a distrarre, quindi mettere in tensione la componente posteriore. Il distraction test invece tende a comprimere la parte posteriore della sacroiliaca e mettere in tensione la parte anteriore. Il sacral apex, il tight thrust invece fa vedere soprattutto i legamenti anteriori che vengono messi sotto stress, come anche il Gensler e il Patrick mettono in tensione, per esempio il Patrick mette in tensione la componente anteriore della sacroiliaca. Il primo test che è di provocazione, che è il gapping test, che sarebbe il distraction, chiamata anche il test di Erickson, va a stressare i legamenti ventrali, viene eseguito col suo paziente disteso, appoggio sulle sias, spinta che può durare 20 secondi, oppure delle spinte ripetute, si parla circa di 20-25 spinte. Il test risulta positivo quando o accentua o scatena il dolore tipico del soggetto che lamenta normalmente. Si possono usare le braccia in parallelo o, come qualcuno consiglia, in diagonale per aumentare la spinta sulle sias, che permette il movimento di apertura della parte anteriore e comprime la parte posteriore. In letteratura Bourdiol riporta che questi legamenti, avendo una relazione con alcune radici, danno delle irradiazioni ben specifiche che possono emulare, possono sembrare delle radicolopatie. Quindi qua fa vedere il legamento iliolombare, il quale viene stressato per Bourdiol in questo test. Il test invece di provocazione è il test di compressione, chiamata anche test di Volkmann, tende a comprimere la parte anteriore e a distrarre i legamenti posteriori, quindi la compressione sulle sias tende a determinare il movimento di compressione anteriore con distrazione posteriore. Per Bourdiol questa è l'irradiazione che potrebbe avere questi legamenti, quindi mimare una radicolopatia di solito che è L4 e L5. Il test invece del sacro tuberoso di Gensler, Bourdiol ritiene che possa mimare invece questa volta una radicopatia L5, la sacroiliaca messa sotto stress, quindi valutata, è quella dell'anca in flessione.
attraverso la messa in tensione del legamento sacro-tuberoso. Il tie thrust test, invece, è cercare una traslazione dell'iliaco, posizione prona, supina, scusate, del paziente, una mano sotto la base sacrale, e si cerca di indurre una spinta che passa attraverso il femore di far scivolare l'iliaco in posteriorità. Un altro test molto studiato in letteratura e molto proposto è il Faber o test di Patrick, test che dovrebbe riprodurre non il dolore inguinale come normalmente viene prodotto nelle problematiche della coxa femorale. Applicare questo test sicuramente può essere positivo per la sacca iliaca, ma consiglio sempre prima di valutare la coxa femorale, e solo se la coxa femorale è libera, quindi non ha problemi di restrizione, poterlo utilizzare per la sacca iliaca, perché sennò potrebbero esserci tantissimi falsi positivi. Per autore del 98, quindi Broad, Hart e Bond, questo test parla di un 77% di sensibilità e un 100% di specificità. È un lavoro del 98, un po' datato. Sacral thrust, la compressione del sacro diretto, e quindi deve scatenare il dolore tipico, specifico, di quelle che sono le problematiche del paziente. Un altro test che possiamo considerare di provocazione è il test della palpazione proposto da Vleming alla fine degli anni 90, quindi siamo intorno agli anni 2000, e precisamente ritiene che nella problematica sacroiliaca il legamento dorsale lungo sia uno dei legamenti che viene chiamato più in causa nella problematica del dolore, e quindi la compressione diretta scatena il dolore tipico o accentua il dolore tipico. Vleming lo propone di valutare sia sul lato destro che sul lato sinistro, da un punteggio da 0 a 3, quindi 4 livelli, e sommando i due da un punteggio che va da 0 a 6. Quindi possiamo considerare a tutti gli effetti un test di provocazione. Vi accennavo prima per quanto riguarda la ripetibilità, cioè precisamente confrontando la riproducibilità e la ripetibilità di un test, è molto importante per verificare se è un test che noi possiamo utilizzare noi stessi ripetendolo più volte o più operatori. Questo è un lavoro del 2018 che vi riporta un pochettino quello che è l'indice che tiene conto di questo test della ripetibilità. Viene utilizzato il coefficiente di Cohen, che sarebbe il valore K, e in questi test proposto recentemente invece di utilizzare una piccola variante del Cohen, che è il PABAC, che è un qualcosa di più specifico per valutare questi tipi di esami. Vedete che il distraction test presenta una buona ripetibilità, che parliamo dello 0,80, anche in questo caso, per chi non è esperto di queste valutazioni, più ci avviciniamo all'unità e più c'è una buona riproducibilità intra o inter-esaminatori, quindi vedete che passiamo da un 0,80 a un 0,90, quindi sicuramente è un test dove la riproducibilità e la ripetibilità sono elevate. Altro lavoro, quindi fanno vedere i valori di K per quanto riguarda i test della palpazione, che sono molto in accordo. Soprattutto si cerca in questo momento di utilizzare questi test non isolati, ma di utilizzare in cluster, cioè ovviamente il multitest, perché è stato visto che tendono a cercare, se utilizziamo più test, a sopperire a uno dei problemi delle valutazioni di test di provocazione. Uno dei test di provocazione è quando individuano un soggetto positivo, è molto sicuro, cioè c'è una buona sicurezza che ci sia una problematica sacroiliaca, solo che purtroppo hanno tanti falsi negativi, cioè quindi non hanno una sensibilità adeguata per individuare tutti i soggetti. Allora quindi unire più test tende a ridurre questo errore. Questo lavoro del 2007 riporta che i risultati hanno mostrato un accordo percentuale di valori K che vanno dal 67% al 97%, e dal 0,43 al 0,84 nei test di provocazione del dolore. Per il test della palpazione l'accordo percentuale è 48% con un valore di K di meno 0,06. L'accordo percentuale è un'altra valutazione che preferibile stasera non prenderla in considerazione.
e i cluster viaggiano da un valore K che è dai 0,51 a 0,75. Quindi danno anche in questo caso, quando vengono attuate dei cluster, quindi una buona ripetibilità. E arriviamo al test quindi di provocazione, buona affidabilità e specificità, scarsa sensibilità del test di provocazione del dolore. Test di attenuazione. Il primo test di attenuazione proposto in letteratura, e abbiamo parlato prima di Fleming, e parla di un test che è l'Active Strike Leg Rise. Cioè, precisamente, Fleming proposto questo test, il quale consiste nel soggetto in posizione distesa far sollevare l'arto, parla di circa 20 cm, e verificare in questo sollevamento attivo il dolore o la difficoltà da parte del paziente. Questo test proposto all'inizio soprattutto per le donne in gravidanza, dove c'è un'alta percentuale di problematiche di sacroileite, e quindi è stato molto specifico, per anni pubblicato specifico a donne in gravidanza, poi altri lavori l'hanno portato anche nelle persone comuni. E questa prima parte la possiamo considerare a tutti gli effetti un test di provocazione del dolore. Quindi far sollevare l'arto nella posizione distesa supina, se scatena il dolore tipico, è indice di una problematica sacroiliaca. Viene fatto sia con un arto che con l'arto. Anche in questo caso c'è un indice che, sommando i due lati, ci dà una valutazione globale della problematica sacroiliaca. È stato applicato sempre dal gruppo olandese di Mens e Fleming un'altra parte di questo test, che invece la possiamo considerare di attenuazione. Cioè, precisamente, verificata la difficoltà al dolore, la compressione delle due ali iliache riduce quello che è il movimento a livello della sacroiliaca. Questo viene chiamato l'effetto di chiusura della forma, aumentando la stabilità. Quindi, se questo test, nella seconda ripetizione, il sollevamento riduce la difficoltà e il dolore, possiamo considerarlo positivo per una problematica sacroiliaca. Questo è il test di Fleming. E per quanto riguarda questo test, è stato applicato anche nei multitest che dicevamo prima, multitest che facilmente tentano a inserire, per esempio Ciburu, che è stato uno dei primi, a inserire sia un test di mobilità sia il test di provocazione o di attenuazione. E lo studio di questi multitest misti parlano di una relativa affidabilità. Precisamente qua fa vedere questo lavoro pubblicato da Riddle nel 2002, che fa vedere che c'è un coefficiente di K che varia da 0,11 a 0,23. Abbiamo detto che più vicino all'1 e più c'è una buona ripetibilità. E quindi il multitest di provocazione presenta una buona affidabilità intraesaminatore, ma non interesaminatore. E veniamo alla proposta del nuovo test. Il nuovo test in realtà è sulla scia di quello che hanno fatto gli autori olandesi, quindi del test di attenuazione. E precisamente questo test di attenuazione parte dall'idea che già nel 49 questo ginecologo Jenner riscontra che mettere una cintura alle donne in gravidanza che soffrono di problematiche a livello sacroiliaco aiuta la sintomatologia, migliora la sintomatologia. Continuano su questa logica, vi dicevo prima, il gruppo, questo tutto gruppo di olandesi, di Schneiders, Mens e Fleming, che propongono l'Active Strike Leg Rise con la compressione delle mani che non fa altro che mimare la cintura. Questo è il concetto, il modello del cercare di andare a interagire con la sacroiliaca. Un ulteriore dato importante che bisogna sottolineare che è quella che ha introdotto la Sharman e O'Sullivan sul concetto dei movimenti che tendono ad indurre delle problematiche, quindi tendono a scatenare il dolore, quello che è chiamato the impaired movement syndrome. Unendo questi due elementi viene fuori questo test. Precisamente in cosa consiste? È un test di attenuazione. Viene fatta la valutazione di uno dei movimenti più frequentemente chiamati in causa
nella patologia del soggetto. Quando si chiede al soggetto quando ha male, il più frequente è il movimento di flessione, anche se per la sarma il movimento più frequente è la flessione e la rotazione. Io ritengo invece che sia molto più frequente la flessione. E una volta valutato, facendo un movimento di flessione da parte del paziente, verificato quanto ha male con un indice, con una scala che va da 0 a 10, ma ognuno può usare le sue scale, viene introdotto l'azione di attenuazione, cioè la compressione delle due ali iliache, che dovrebbe andare a simmetrizzare il movimento delle sacre iliache, e si rivaluta di nuovo la quantità di dolore. Se durante la compressione delle ali iliache si manifesta una riduzione del dolore, possiamo considerarlo positivo. Ma questa è la prima parte. La seconda parte invece è il movimento di estensione. E qui riportavo prima l'importante dell'impairment syndrome. Cioè precisamente l'impairment syndrome vuol dire che ci sono dei movimenti disfunzionali che molte volte conviene utilizzare per identificare qual è il movimento che determina il problema, qual è il movimento disfunzionale. E quindi la flessione può essere un movimento disfunzionale, ma molte volte anche l'estensione può essere disfunzionale. Quindi una sacra iliaca può andare incontro a una disfunzione non nella flessione, ma nell'estensione. Quindi la seconda parte del test, che è un'estensione, si valuta il dolore, si applica la compressione e si rivaluta il dolore. Se in uno dei due movimenti c'è una riduzione del dolore con l'effetto delle mani, possiamo considerarlo positivo per una problematica sacroiliaca. Per validare questo test, un po' di anni fa, parliamo quasi di 15 anni fa, abbiamo valutato due gruppi di studio, quindi due popolazioni. La prima popolazione per verificare la specificità e la sensibilità, precisamente per verificare se esiste una correlazione, cioè, tra questo test e i test di provocazione e i test di mobilità. Un secondo gruppo invece abbiamo valutato qualche anno dopo per vedere se c'era una ripetibilità, più correttamente se c'era una riproducibilità. E per quanto riguarda il primo gruppo di lavoro, il primo gruppo che abbiamo valutato, parliamo del 2002, quindi parliamo di 18 anni fa. Precisamente 89 pazienti venuti all'osservazione, questa osservazione che presentavano delle problematiche della mal di schiena, quindi tutti i soggetti che sono venuti alla nostra osservazione in circa 2 mesi. Quindi questi soggetti venivano inclusi e in questo gruppo veniva applicato un criterio di esclusione. Precisamente avevano proposto, per cercare di identificare la problematica sacroiliaca, già autori precedentemente, avevano proposto di escludere tutti quelli che presentavano del dolore al di sopra di L5 e al di sotto del gluteo. E per questi autori che vedete qua menzionati, Schwarzer il primo e poi Dreyfus e Cohen, hanno incluso in questo gruppo pensando che questo tipo di criterio di esclusione tenta a identificare maggiormente problematiche sacroiliache. Quindi degli 89, 18 che presentavano dolore localizzato al di sopra delle 5S1 sono stati esclusi, sono rimasti 71. Di questi 71, altri 34 sono stati esclusi perché 19 presentavano delle patologie accoppiate, quale ad esempio una sciatalgia. 11 avevano una risonanza magnetica con positività dell'ernia di disco, 4 soggetti erano stati operati di ernia discale. Sono stati esclusi chi presentava un RMN positiva, anche se potevamo non escluderli, però per creare un'uniformità di soggetti abbiamo preferito escluderli. Vi stavo dicendo che escluderli poteva anche non valeva la pena escluderli. Questo lavoro che vedete, che vi ho riportato sulla destra, in realtà cosa ha fatto? Ha valutato una serie di soggetti che presentavano delle ernie discali alla risonanza magnetica e, andando ad applicare determinati tipi di valutazione, hanno riscontrato che circa il 75% di questi soggetti, che positivi alla risonanza magnetica di ernie discale, invece la realtà presentavano anche in concomitanza la problematica sacroiliaca. Queste sono le caratteristiche demografiche del paziente. Il dolore che durava da circa un mese il 48,6%, più di un mese il 51,4%. Questo è il nostro campione che abbiamo utilizzato. Precisamente di questo campione abbiamo applicato dei test di mobilità, che è il test di flessione in posizione eretta, il test di flessione seduto,
il long sit di Ciburca, quindi il test di supino seduto, il gapping, il compression, il tight thrust e la dici di pressione a livello della L5, quindi a livello della cerniera L5-S1 e sulle asi destra e sinistra, andando a riprodurre quello che in parte era il test di Fleming. Il test che abbiamo, il nostro test applicato, che è quello di flessione e di estensione. Cerco di farvela breve perché mi rendo conto che questo potrebbe essere anche un pochettino indigesto a quest'ora, che probabilmente qualcuno, spero che stia seguendo, bevendo un buon bicchiere di vino, una birra e ingurgitando qualcosa. Se andiamo a valutare il test applicato della flessione, di quello che è il nostro test, quindi il test di attenuazione, suddividendo il campione tra soggetti che andavano male, soggetti che avevano un dubbio e soggetti che sicuramente rientravano, il campione viene diviso in questo gruppo. Durante la nostra condizione neutra, vedete che chi è che aveva dolore era il 35%, un dolore basso il 40.5%, il 24.3% non aveva dolore. Con induzione si riduce chi non aveva dolore, cioè quindi si riduce, scusate, aumenta chi non aveva dolore e invece si riduce chi aveva dolore. Questo è un pochettino il concetto della test di attenuazione. Apro una parentesi. Visto che il Manu Sapiens ha un ruolo importante nel divulgare, tutto quello che vi sto presentando verrà messo con un articolo sul sito Manu Sapiens e sarà accessibile a tutti. Quindi ci sarà un articolo su tutta la revisione della letteratura e anche questi dati, in maniera che qualcuno, se eventualmente ha interesse, può andarselo a consultare, può scaricarsi il suo PDF per poterlo consultare. È possibile che entro il weekend metteremo tutto, caricheremo tutto da poter eventualmente essere consultabile. Quindi se vi perdete qualcosa non vi preoccupate, che chi ha interesse può andarselo a reperire per poterlo consultare. Stesso discorso per l'estensione. Nella condizione neutra il 51.4 presentava un dolore elevato, un dolore basso il 21 e il 27 non presentava dolore. Andando a indurre vediamo che il dolore basso aumenta al 27, il dolore elevato 35, il non dolore aumenta a 37, quindi dal 27 arriva al 37. Quindi dal test di attenuazione, se supponessimo che tutti i pazienti, questo purtroppo non possiamo saperlo, è un po' un atto di fede, se tutti i pazienti selezionati avessero la sacca iliaca, quindi avremo che il test d'azione del dolore in flessione identifica il 54% di soggetti negativi e il 45% di soggetti positivi. Mentre il test di estensione ne identifica 48% positivi e il 51% negativi. Abbiamo detto che il test identifica un positivo sia se è in estensione che in flessione, quindi vanno sommati i due per identificare globalmente i soggetti. E se mettiamo tutto insieme, il 73% di soggetti risulta positivo in questo campione, di cui i negativi sono il 19%, 9, quindi 18.9, 19, i dubbi sono l'8.1%, quindi identificano larga parte. Questi sono invece il test di provocazione, e nel test di provocazione il gapping test identifica non dolore in questo campione in 15, basso 16, 6 elevato, il compression test 29 non dolore, l'8 basso, nessun positivo con dolore elevato di tutto il campione, l'IPSHER 15 non dolore, quindi se realmente fossero tutti positivi 15 pazienti non vengono identificati come soggetti patologici, 14 basso, 8 vengono identificati come dolore. La digitopressione, identificando quella di destra e quella di sinistra, ne identifica non dolore in 17 a destra, 8 basso a destra, 12 elevato a destra, la sinistra 13 non dolore, 8 basso, 16 identifica elevato. Se sommiamo tutti questi, la digitopressione, che è il test di Fleming della compressione del legamento dorsale lungo, è uno di quelli che identifica più soggetti positivi in questo campione.
Questo è il test di Gapping che vi dicevo, identifica il 59% di positivi, il compression test di positivi solo il 21%, l'hip share di positivi il 59%, la digital pressione invece nella destra il 54%, nella sinistra il 68%. Vedete che se sommando le due andiamo oltre il 100%, ma molti soggetti presentavano una dolorabilità sia a destra che a sinistra, quindi vengono inclusi entrambi. La digital pressione di L5 invece in un 51%. Il test di flessione in piedi, e qua apro una parentesi, penso che sia importante un confronto a riguardo, per quanto sia un test molto utilizzato, purtroppo viene troppo semplificato. È un test per me importante, può essere molto utile identificare alcuni elementi, ma viene esageratamente semplificato, perché si presuppone sempre che quando andiamo a valutare i soggetti, le due SIAS sono a livello e la flessione ne faccia aumentare uno. In realtà, se andiamo a fare delle valutazioni, le reali valutazioni che abbiamo trovato, non è così semplice interpretare questo test. E vi do la dimostrazione. Cioè, precisamente, questa è una valutazione in cui il primo indice, quando viene applicato 0, vuol dire che le due SIAS erano livellate. Il secondo indice è l'indice dopo aver fatto il movimento. Quindi, in questo campione, noi abbiamo che il test è livellato all'inizio e alla fine era livellato. Ma abbiamo un altro campione invece che era livellato all'inizio e dopo aver fatto il movimento, la destra R-right era maggiormente emigrata a monte. E quindi questo possiamo dire che è sicuramente un positivo a destra di disfunzione sacroiliaca. Un'altra componente di questo campione era livellato all'inizio e dopo il movimento trovavamo a sinistra che c'era una maggiore emigrazione craniale e quindi potevamo darlo sicuramente a sinistra. Fin qua non abbiamo nessun problema, i primi due campioni possiamo eventualmente identificarli come il primo campione come non è patologico, il secondo disfunzionale a destra e il terzo disfunzionale a sinistra. Ma andiamo a guardare altre valutazioni. Se eventualmente vado a valutare, trovo la destra che è più alta e dopo aver fatto il test, trovo che sono livellati le due SIPS. Come interpreto questo test? Oppure, se eventualmente io trovo la destra più alta in neutro e dopo aver fatto il movimento continua a essere la destra più alta, come interpreto questo risultato? Oppure trovo la sinistra più alta in neutro, ma dopo aver fatto il movimento io trovo la destra più alta. Come la interpreto? Idem, se ho la sinistra più alta neutro, è finito il movimento, ho la sinistra più alta. Ci sono alcuni casi che attualmente io faccio molta fatica a interpretarli, quindi non ho una chiave di lettura di tutte quelle che sono state realmente le risposte durante queste valutazioni a questo test. E questo non soltanto per il test di flessione in piedi, ma anche il test di flessione seduto. Quindi anche in questo caso diventa difficile capirlo. Normalmente in questo test, se dovessi andare per come viene spiegato, solo il 36% avrebbe una risposta positiva alle valutazioni dei soggetti che abbiamo valutato. Questo è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, il test di flessione in piedi, test di flessione seduto, uguale, identico. Abbiamo la stessa difficoltà che ci sono dei casi che non sono facilmente interpretabili. E il test di flessione supino identifica una percentuale maggiore di quelle che sono i casi di positività, ma non così elevata da inquadrare il campione utilizzato. Questo è il long sit, cioè quindi il test di Ciburca, che identifica il 36% di soggetti positivi, solo il 36%. E alla fine di questa valutazione abbiamo, attraverso questa valutazione di un'analisi statistica che si chiama il chi square, il chi quadrato, il quale tendiamo ad incrociare questi risultati e da quello che si valuta, in questo momento non vi sto a tediare di questo, ma il risultato è che tendenzialmente quello che il test di mobilità individua non corrisponde a un test di provocazione, ma anche un test di provocazione individua come campione positivo, il test di attenuazione in realtà non lo identifica. Quindi sembra che i sistemi valutano livelli differenti di coinvolgimento della sacroiliaca. Il secondo gruppo invece è stato fatto per la valutazione di quella che era
la riproducibilità del test. Precisamente abbiamo identificato 40 soggetti, questo è nel 2006, qualche anno dopo, 40 soggetti, questa volta non abbiamo fatto nessuna selezione, quindi c'erano soggetti che avevano delle sciatalgie, soggetti che presentavano delle sacroileiti, quindi non sappiamo che soggetto, che patologia aveva con precisione, non viene riportato, ma quello che viene riportato è quello che ha trovato, identificato con il test di attenuazione due soggetti, due esaminatori, e abbiamo provato a riproporre la stessa cosa che aveva proposto che hanno proposto a MINS, che è una cintura, per cercare di rendere il più oggettivabile possibile la compressione delle iliache. Anche in questo caso cerco di non farvela lunga, quindi valutazione due soggetti degli stesso campione, prima flessione, valutato il dolore, dopo compressione, rivalutato il dolore e viene dato positivo. Se per caso c'è un abbassamento, stesso discorso in estensione, prima senza le mani, dopo con le mani, quindi gli stessi soggetti sono stati fatti da due operatori lo stesso esame. Poi abbiamo applicato la cintura, fatto una valutazione neutra, verificato il dolore, applicato la cintura dopo aver valutato l'estensione, quindi valutato prima il dolore in flessione, poi in estensione, applicata la cintura veniva rivalutata la flessione e l'estensione. Veniva considerato positivo quando c'era una riduzione di dolore. Se non c'era nessuna riduzione, anzi c'era un'amplificazione, un aumento di dolore, era negativo. Semplicemente faccio vedere un pochettino il risultato. Il risultato non è eccellente. Quando andiamo a fare il confronto tra l'esaminatore A e l'esaminatore B, troviamo che c'è il PABAC, che abbiamo detto che è questo valore K, il Cohen, con un aggiustamento per la prevalenza e per il bias, quindi realmente PABAC sarebbe prevalence adjustment e the bias adjustment con coefficiente di K. Quindi vediamo che tra i due valutatori c'è un 0,50, tra l'esaminatore A e la cintura un 0,50, tra l'esaminatore B e la cintura un 0,67. Con un agreement, cioè quindi con valutano i soggetti, circa il 75% dei soggetti identificati, i due operatori identificano soggetti patologici, quindi, o almeno, scusate, identificano gli stessi soggetti, quindi anche tra la cintura e il soggetto e l'operatore A. Quando andiamo a fare invece l'operatore B e la cintura, arriviamo all'83%. Questo è per il bending anteriore. Per il posteriore si abbassano questi valori. E questi valori si abbassano, vedete che avete un 0,28, 0,39 e 0,56. Ma questo perché l'estensione è un movimento molto più complesso, molto più difficile da gestire. Quindi questo presupponiamo che possa essere la differenza tra la flessione e l'estensione. Normalmente anche un soggetto che non ha male, quando va in massima estensione, può lamentare un dolore o un aumento di sensibilità, quando in realtà non ha nessun problema, perché l'estensione è comunque un movimento che noi effettuiamo molto più raramente. Per darvi un confronto tra quello che sono stati i nostri risultati e quello che è stato la letteratura, il risultato del fattore sempre di quell'elemento K, vedete che questo autore, che è McComb nell'89, andando a valutare il distraction test, ritrova 0,11, quindi molto basso, il primo operatore, il secondo operatore, quindi è una ripetibilità 0,36, il compression test è 0,09, il primo operatore, il secondo operatore è 0,16, fanno altri due test, che è il Metran test, 0,26, 0,38, il massimo di questo tipo di ripetibilità è la resistenza al movimento di exaltazione, che parla del 0,63. Cosa strana, una parte di questi test applicati dall'ASLET del 94, vedete che riporta un valore nettamente superiore. L'ASLET, il distraction, parla di un 0,69, il compression di un 0,73. Si fa anche un po' fatica a capire. L'ASL è stato uno degli ideatori di questi test, è un promotore di questi test, quindi lo stesso test proposto da chi lo propone tante volte non ha uno stesso valore di ripetibilità o di sensibilità o di specificità da altri soggetti che vanno a riproporre. Questo a volte può essere uno bias di quelli che possono essere i vari studi. Vedete anche sotto Strendel nel 97 il compression parla di un 0,26 di due operatori, quindi
ci rendiamo conto, per darvi un parametro di quelli che erano i risultati della nostra valutazione e quelli riportati in letteratura. Qual è il limite del test che noi applichiamo, questo è il test di attenuazione, è che ci deve essere una presenza di dolore, perché se non c'è dolore in una fase che non è algica, il test non è applicabile. Cosa che invece il test della mobilità e il test della provocazione possono essere applicabili. E può essere il dolore non a quel movimento, molti soggetti hanno male a star seduti ma non hanno problemi al movimento, anche questo è un limite. E altro, possono esserci anche presenti delle altre patologie, quindi sicuramente questi sono i limiti del test. Vi lascio stare tutte queste che sono Arab nel 2009, quindi circa 10 anni fa, ha presentato sempre il test che abbiamo fatto vedere prima, quello che è la validazione con il PABAC, che è il test di Cohen, sempre per fare il confronto tra quelli che sono i nostri risultati e quelli che sono i risultati della letteratura, ma ve lo lascio stare perché penso che a quest'ora sia abbastanza indigesto. Conclusioni che porta Arab nel suo studio dimostra un'affidabilità tra discreta e sostanziale per i test individuali di palpazione del movimento o provocazione del dolore. I nostri dati, sempre Arab che parla, dimostrano un'affidabilità intra e interesaminatori da moderata a sostanziale. L'indice di K presenta una serie, ad esempio, se abbiamo tra 90 e il 100, 0,90 e 100, c'è una ripetibilità eccellente, quindi a scalare c'è una varia denominazione di quelle che è l'affidabilità. Considerando l'eccellente affidabilità dell'abbinamento della palpazione del movimento insieme ai test di provocazione del dolore utilizzati nello studio di Arab, questo metodo può essere affidabile per la valutazione della sacroiliaca. Quindi Arab propone di sempre applicare dei cluster, dei multitest dove ci sono i test di mobilità e i test di provocazione del dolore. Questa è la conclusione di quello che possiamo eventualmente avere da questa galoppata di presentazione dei test proposti in letteratura e di quello che sono il nuovo test che vi abbiamo presentato. Quindi toglierei la presentazione ed eventualmente possiamo eventualmente, Matteo, se ti faccio una domanda provocatoria. Allora, abbiamo visto come la letteratura scientifica in materia sia tendenzialmente contraddittoria tra articoli che hanno riportato una tutto sommato discreta affidabilità nei test di mobilità e di provocazione e attenuazione, ad altri articoli che invece non l'hanno riscontrata. Alla luce di questa eterogeneità, pensi che abbia senso ancora servirsi di queste valutazioni e se magari possa aver senso farlo diciamo cum grano salis, leggendole in un'ottica leggermente diversa da quella tradizionalmente proposta? Assolutamente sì. Cioè, precisamente, per quanto penso che qualcuno dicendo che esistono dei valori molto ridotti, molto limiti dei test di mobilità che non valga la pena applicarli. Invece io ritengo che comunque hanno un'utilità, ma dobbiamo essere ben chiari su questo. Cioè, precisamente, che cosa vogliamo ottenere dal test? Se io voglio identificare la patologia, è ovvio che devo utilizzare un test di provocazione e attenuazione, cioè voglio capire se la sacroiliaca è l'elemento che causa il sintomo che il paziente ha fatto sì che il paziente richieda il nostro ausilio. Bene, il test di mobilità non ha una molta importanza, ha una relativa importanza, ma una volta che ho identificato la patologia, a quel punto là, il test di provocazione e in parte il test di attenuazione proposto, invece vedremo che è un altro risvolto, non ci dice più nient'altro. Soprattutto per chi fa terapia manuale e che per fa l'educazione funzionale, quel test non ci potrà più dare un aiuto. Invece diventa più importante in quel momento il test di mobilità. Vi porto un esempio perché, per cercare di capirci, perché mi rendo conto che è complessa la situazione. Ipotesi, io sto guidando e nel momento che sto guidando, di sera al buio, tutto un tratto non vedo più la strada. Mi fermo. E a quel punto là voglio capire che cosa è successo. Cosa può essere stato? Ah, può essere stato un qualcosa a livello cerebrale, può essere stato un TIA, quindi un accesso ischemico transitorio, che mi ha indotto a non vedere più. Ah, può essere stata anche una problematica di vista, dell'occhio.
c'è stato un attimo che chissà quale motivo. Oppure ci può essere anche banalmente che i fari si sono spenti. Se io devo identificare qual è stata la vera causa, prima di fare un intervento, è ovvio che io devo avere sicuro qual è la causa che ha prodotto il tutto. E quindi diventa importante fare un test che mi dica, prima per esempio se è stato un TIA di imbottirmi di farmaci o farmi trapanare il cervello, far chissà che cosa, è importante che io sappia che qual è la reale causa del problema. Ipotesi, ho un dolore che non va via da molto tempo e continuo a trattarlo e io non riesco a mandarlo via. Prima di farmi mettere dei perni che mi fissano la sacroiliaca, io devo essere sicuro che è la sacroiliaca la causa del problema. Ma una volta che io ho accertato che non è un TIA, che non è un problema oculare, e che probabilmente può essere il faro che si è spento, probabilmente, cosa faccio? Scendo e vado a verificare che realmente il faro è spento. Cosa faccio? Devo cercare di capire perché quel faro si è spento. Ecco quindi che diventa importante andare a rivalutare la funzione, perché potrebbe essere benissimamente il fatto che ho preso la buca a 200 metri prima, c'era un buco, un sasso, il movimento ha fatto leggermente svittare la lampadina, quindi vado a prendere la lampadina, provo a avvitarla per vedere se si riaccende. Oppure può essere che si è staccato il filo della lampadina, oppure può essere anche che si è staccato a livello dell'alternatore o a livello della batteria. Quindi, una volta identificato, io devo capire a livello funzionale che cos'è che eventualmente non inquadra bene, non ingrana bene. Quindi hanno sicuramente una validità, ma non nel ricercare precisamente qual è la causa del problema, e ricercare invece, da un punto di vista funzionale, quale può essere la causa di un'eventuale poi infiammazione o chissà che cosa, instabilità di quell'articolazione. Quindi obiettivi diversi. Se le inquadriamo in questo modo, dal mio punto di vista, il test di flessione in piedi, il test di flessione seduto, lo straddle test, o eventualmente anche il gilet, che non amo moltissimo, ma anche il gilet, possono essere molto utili nella ricercare poi dopo dove andare a mettere le mani per poter eventualmente entrare in un eventuale protocollo terapeutico. Quindi non so se ho dato l'idea del... altro particolare, se mi devo far fissare la sacroiliaca per caso di dolore, io devo essere sicuro al 100%. Se per caso invece parlo di una disfunzione, avere un margine di errore nella valutazione dell'impegno di quella sacroiliaca diventa molto più accettabile, perché sto trattando manualmente e posso benissimo cercare di rimediare man mano che vado avanti se l'indicazione che mi ha dato il test di mobilità non è valida al 100%. Ho dato un'idea, potrei dare anche un'altra idea volendo. Mi interessa di ginocchio, opero il ginocchio. Se devo operare un crociato, io devo essere sicuro al 100% che sia il crociato rotto. Ho una rotula che eventualmente non funziona bene e ha un'eventuale contropatia femorotulea. Io a quel punto, molte volte, essendo un problema funzionale, non so quanto mi dia sicurezza avere un test che mi dice che è la femorotulea, che mi basti. Ma ho bisogno di un test che mi dica, a livello funzionale, quella femorotula che cos'è che non quadra? È una femorotula che tende a traslare verso l'esterno, verso l'interno. Quindi diventa più importante il test funzionale di mobilità che non il test di provocazione del dolore. Perché un test di Clark che mi dice che la femorotula è soggetta a quel problema, perfetto. Ma dopo, cosa faccio? Gli faccio l'infiltrazione di acido ialuronico? Se invece applico un test di funzionale, posso capire se quella rotola dove è direzionata e cercare di applicare poi, da un punto di vista terapeutico, qualcosa che mi possa aiutare poi a far muovere meglio quella femorotula. Okay. Vedo che hanno scritto delle domande anche molto interessanti. Per esempio, Massimo Aragonesi chiede, alla luce della mancanza di evidenza scientifica rispetto all'esistenza di un nesso causale tra il low back pain e una problematica sacroiliaca, non sarebbe più opportuno esercitare una certa moderazione, sinonimo anche di onestà concettuale, nel formare terapisti manuali e deduco anche osteopati? Ciao Massimo. Allora,
Assolutamente sì. Io penso che forse ho già risposto parzialmente in quello che abbiamo detto. Presuppongo di aver risposto. Quando faccio il test dipende sempre dall'obiettivo e in base all'obiettivo io induco un eventuale test. Cosa voglio dal test? Voglio essere sicuro che la sacroiliaca è la causa del problema? Bene, devo affidarmi a dei test di alta sensibilità, alta specificità ed eventualmente con una buona ripetibilità. Voglio cercare di entrare già in un modello terapeutico. Io personalmente mi accontento anche che non ci sia una ripetibilità elevatissima. Altra cosa importante, penso che sia importante sia sottolineare, precisamente, se vogliamo cercare delle problematiche di tipo lesionali, gli esami strumentali ci danno delle indicazioni molto più specifiche. Purtroppo la sacroiliaca siamo ancora agli inizi che ci possa essere nei casi di sacroiliite meccanica, perché nei casi di problematiche reumatologiche abbiamo dei dati ben evidenti dall'imaging, ma nell'ambito delle problematiche disfunzionali anche l'imaging non ci aiuta moltissimo. Quindi mi accontento, consapevole che posso avere degli errori, ma visto che non ho altri tipi di strumenti, mi permette di utilizzare consapevole che ci possono essere degli errori, quindi con un certo dubbio, ma se non applico quelli non so cosa applicare per poi andare avanti nell'ambito terapeutico. Non so se ho risposto a Massimo. Vediamo se ci dà un feedback sulla chat. Poi c'è un'altra domanda di Andrea Medici, molto interessante, che va a parare forse più che sulla valutazione su quello che è il trattamento, che è un argomento che volevamo affrontare in una futura occasione, diciamo, perché meriterebbe un ampio approfondimento. Sicuramente daremo spazio, rendiamoci conto che l'obiettivo di Manu Sapiens è quello di sviscerare, dando un pochettino anche spazio a quello che è stato pubblicato, e pensare di affrontare una sera la valutazione, il trattamento è impossibile. Quindi abbiamo dato spazio a quella che è la valutazione, ma abbiamo già in programma di dare uno spazio invece a quello che poi potrebbe essere il trattamento. Parliamo di trattamento manuale o eventualmente anche altre metodiche. Sicuramente daremo spazio prossimamente. Non possiamo fare, già adesso penso che siamo andati già oltre, però penso che sicuramente avremo possibilità di ritornarci con qualcosa di specifico sul trattamento. Sarebbe molto interessante, perché ha fatto una domanda molto interessante, specialmente alla luce delle conoscenze attuali rispetto all'azione aspecifica di tutti i trattamenti manuali che siamo soliti fare. Per cui è una domanda molto intelligente e attuale, direi che sarebbe bene assegnarcela per la prossima occasione, quando parleremo del trattamento manuale, perché tornerà veramente utile per toccare degli argomenti di grandissima attualità. Allora, purtroppo non vedo l'autore della domanda, non si riesce a vedere, non so perché, ma la riportiamo. L'assenza di dimostrazione della possibilità di modificare la posizione e mobilità dell'ASI. Come è sempre la domanda di prima, è la continuazione della domanda di Andrea Medici. Che come si interviene il trattamento se non l'effetto ipoalgesico specifico? Cerco di rispondere a chi ha fatto questa domanda. Per rispondere ho bisogno di un qualcosa di... questa cosa, che è la cintura. Allora, normalmente noi abbiamo detto che il dolore a livello sacroiliaco può essere scatenato dai legamenti. I legamenti sottostanno a delle regole un po' particolari, che sono le regole delle tensioni. Uno dei motivi principali che noi non riusciamo a valutare e a studiare bene la fascia è perché la fascia sottostà a quella che è la regola della tensione, e valutare le tensioni di lavoro di queste strutture è complicatissimo. Quindi, come tale, mi rendo conto che non è facile. Io ho un legamento che è questo. Nell'ambito del legamento io posso mettere in tensione il legamento, e se lavoro a una certa tensione, probabilmente una tensione fisiologica, probabilmente non scatena dolore. Se io lo metto a una maggiore tensione, probabilmente invece i ricettori fanno sì che possa eventualmente scatenare, innescare e scatenare il dolore. In questo momento chi ha fatto la domanda può dire se io in questo momento
Sto applicando una certa tensione. In questo momento ho cambiato. C'è stato movimento? No, non c'è stato movimento. Ma se ci fossero stati dei ricettori di tensione, avrebbero valutato che in realtà qualcosa è cambiato. Quindi bisognerebbe valutare non sul movimento, ma sulla tensione delle strutture periarticolari, che è ancora più complicato. Soprattutto movimenti di cui sappiamo bene che sono davvero molto piccoli. Si parla di dei gradi, si parla dai 2, 3, 5 gradi e dei millimetri di scivolamento. Ma il fatto che sia poco movimento non vuol dire che i legamenti non sottostanno a delle tensioni elevate. E quindi basta a volte non creare movimento, ma meno tensione, che abbiamo la risposta. Non so se sono riuscito a dare un'idea del motivo del perché il test attenuazione, comprimendo le ali iliache, può ridurre il dolore. O anche la cintura nel test di Fleming può ridurre il dolore. Allora, proviamo a vedere. Sì. Allora, io sono pienamente convinto che delle problematiche viscerali possono creare dei problemi a livello della sacca iliaca. Su quale binario però queste problematiche arrivano a determinare delle asimmetrie di carico e quindi delle disfunzioni della sacca iliaca, è impossibile saperlo in questo momento, è impossibile. Io lo presuppongo, ma dire in questo momento attraverso questo binario è impossibile. Potrebbe essere un binario diretto, ci credo poco, che un colon, per quanto applicato a una sacca iliaca, per quanto applicato a un rachide lombare, la tensione del colon possa essere così forte da portare in uno squilibrio sia una sacca iliaca, articolazione dove ci sono delle forze intensissime, ci sono delle tensioni, delle shear force, quindi l'applicazione delle forze sono elevatissime. Invece può essere che possano essere veicolate attraverso un binario diverso. Cioè, precisamente, se io ho un viscere che ha dei problemi, per evitare i movimenti in quei viscere, io attivo dei muscoli tali che mi portano in disfunzione della sacca iliaca per limitare. Quindi non ho più una libertà di movimento fisiologico, ma diventa fisiologico per proteggere il viscere, per non creare tensione sul viscere. Questo presuppongo che sia più probabile. Come anche il discorso eventualmente della sensibilizzazione che noi abbiamo. Un viscere può sensibilizzare eventualmente la parte centrale, dove a volte uno stimolo che potrebbe essere semplicemente uno stimolo al di sopra fisiologico, ma potrebbe diventare doloroso. Quindi sensibilizzare i nocicettori dei legamenti sanguigneci. C'è una domanda di Miriam? Allora, la sacroiliite acuta, secondo la sua esperienza, il sacro, oltre all'indicazione termica, da cos'altro è caratterizzato? Non sono esperto della condizione termica, anche se in questo momento stiamo usando la termocamera per valutare quelle che possono essere le eventuali disfunzioni, quindi stiamo acquisendo dei dati, vedremo domani se riusciamo a divulgarli, ma ci sono tanti. Il fatto della condizione termica, che è dovuto in parte anche alla possibile alterazione vascolare o anche all'alterazione termica dovuta al sistema muscolare, e quello che normalmente parlavamo poco fa, ci può essere una mobilità disfunzionale, una mobilità non corretta. Questo non vuol dire che una mobilità non corretta determina sicuramente una patologia con dolore sacroiliaco. Questo è stato ampiamente dimostrato. Può provocare altre disfunzioni a monte a valle. Noi possiamo avere un sacro perfettamente che si muove simmetricamente e avere delle patologie, quindi manifestare del dolore, con un sacro che si muove in maniera completamente asimmetrica, non manifestare patologie in quel punto, ma essendo un sistema disfunzionale può eventualmente causare del dolore in altri livelli, che possono essere a monte, molto spesso a monte, più raramente a valle. Quindi
oltre non saprei dirti quali altri elementi possono dare indicazioni. Per esempio, un altro elemento che può dare indicazioni in alcune donne, soprattutto, è la stasi linfatica. Molte donne che hanno delle problematiche sacroiliache e molto spesso legate ai sistemi viscerali hanno delle stasi linfatiche a livello del dorso del sacro. Non so se ci sono altre domande. Da un punto di vista semantico, il legamento sacroiliaco non sono fonte di dolore ma di nocicezione. Il problema sta nella impossibilità e nell'assenza di plausibilità biologica nel trattamento manuale specifico nel ridurre la tensione su questo punto. Seguiamo questo incontro che cosa interessa. Non riesco a leggere chi è, ringrazio dell'apprezzamento. Io non so se ci sono altre domande, io non riesco a vedere se ci sono altre. Matteo, vedi altre domande per caso? No, però aspetta, Andrea ha puntualizzato rispetto alla domanda proposta precedentemente. E che riguarda, come dicevo prima, la terapia, per cui direi assolutamente di tenerla in caldo per la prossima volta, perché è una domanda molto attuale. Non era tanto sulla valutazione severa, era proprio sul trattamento manuale, ma direi di rivederla la prossima volta quando affronteremo la direi anche io di poterla vedere la prossima volta, perché realmente penso che ci sia molto da discutere, da confrontarsi. Penso davvero che ci possa essere moltissimo e daremo spazio, perché penso che la sacroiliaca è un argomento molto sentito, sia da un punto di vista di causa, quindi di quello ritornando al prima, culprint o vittima, quindi sicuramente da discutere come causa, ma anche da discutere molto eventualmente come elemento che è una vittima. Sulla meccanica della sacroiliaca i dubbi sono moltissimi. Noi sappiamo che non abbiamo ancora ben chiaro su come si muove la sacroiliaca, quindi è ovvio che ci sono dei margini di errore, dei dubbi che possono eventualmente persistere su chiunque. Non è soltanto il prima i dubbi che avevano chi ha fatto delle domande. Allora, se eventualmente non ci sono altre domande, io metterei soltanto questo, che è giovedì prossimo, avremo l'opportunità di condividere un'altra oretta con un altro grande, mi è stato considerato il mago della spalla. Cioè, avremo l'opportunità di avere il professor Porcellini e soprattutto parleremo con Giuseppe di quello che è l'approccio manuale alla spalla, cioè l'approccio manuale dal punto di vista di test, perché in letteratura è presente il Porcellini test, pubblicato non da lui ma da un gruppo di noti chirurghi ortopedici americani, e quindi affronteremo la problematica non tanto di terapia, ma un punto di vista valutativo con il professor Porcellini, che sarà disponibile a rispondere eventualmente a delle domande di chi eventualmente ci seguirà. Quindi giovedì 4 giugno, ore 20:30, affronteremo con il professor Porcellini quindi l'argomento spalla, e in modo particolare un argomento che possiamo definirlo abbastanza recente, che è l'instabilità posteriore. Quindi se non ci sono altre domande, io, Matteo, se non altre domande, saluterei gli internauti dandogli la libertà di andare o a cenare o eventualmente andarsi a fare una mano o un caffè. Anche Vale anche per noi, ovviamente. per noi, ovviamente. Io ti ringrazio, Matteo, della disponibilità Grazie. Grazie a te. e ricordo ancora che questo materiale, ma in maniera molto più esteso, sarà presente sul sito di Manu Sapiens, dove chiunque può scaricarsi i PDF. Penso che sia uno dei modi per
di divulgare la ricerca. È uno degli obiettivi di Manus Sapiens, e quindi è un modo per poter portare il più possibile ad applicare quelle che sono gli studi, i risultati della ricerca, ma nell'ambito clinico, nell'ambito quotidiano. Io ringrazio tutti e auguro una buona serata. Buona serata a tutti.